Un saluto a tutti da Snowkills, ben ritrovati in un nuovo video. Questa volta siamo su Mario 3D World. Volevo portare questa serie sul mio canale perché ho preso questo gioco qualche giorno fa quando è uscito e quindi volevo giocarlo in video. Ho fatto solo il primo e il secondo livello, praticamente tutti gli altri neanche li ho visti, neanche in video, niente, quindi andiamo a farceli insieme. Scena iniziale. Fuochi d'artificio inizia così. Siamo fuori al castello, passeggiatine. Un tubo trasparente, ragazzi, una novità, tubo trasparente. Lo rimettono a posto gli idraulici, logicamente. Esce fuori una marea di roba, tra cui anche una fatina. Fatina, nel panico. È successo questo. Altre fatine sono state catturate da Bowser, ovviamente, che eccolo qui, ragazzi. Bowser che esce fuori da questo mondo all'interno del tubo, cattura anche la fatina che era riuscita a fuggire e se ne va, questa volta ignorando stranamente Peach, Mario e Luigi che partono. Quanto pare questa volta non dobbiamo andare a salvare Peach. Così pare. Così pare. Tubo nell'universo, si viaggia. Mario che guarda sotto la gonna di Peach, guardate, tutti quanti per primo l'hanno messa. Ed eccoci qua, nel nostro mondo. Aiuto dal castello. Quindi si parte. Allora, primo mondo, eccolo qua, ma qui c'è una monetina, ce la prendiamo, vabbè, monetina sgreusa. E andiamo. Il Colle Super Campanella, mondo 1-1. La cosa bella è che si può partecipare anche a partita iniziata diciamo, con altri giocatori in locale, una cosa deve essere veramente figa. Al momento non ho con chi altri giocare, quindi me la faccio da solo per il momento. E ecco qua. Schiacciamo il primo Goomba. Gattino. Ok, inseguiamo questa moneta. Abbiamo un paio di strade da seguire. Lì sopra ho visto che è una scorciatoia, quindi non ci interessa. Saliamo qua. Diamo un'altra campanellina. Qua non c'è niente. Le monete ce le prendiamo, ci danno le vite. Intanto c'è una stella. Allora, sfondiamo queste case. Oh, sto per cadere. Ci prendiamo la stella. Andiamo di qua. Facciamo fuori questi due Goomba. Faccio le scale, faccio. Potevo salire da gatto, ma no, faccio le scale. È arrivato di qua. Ok. Andiamo noi dal tubo. No, l'ho ripreso per sbaglio. Torniamo di qua. Ok. Si va. Seconda parte, una stella, ce l'abbiamo. Abbiamo la nostra bandierina checkpoint. E questa è la fatina che ci indica che qui c'è un punto di avvistamento. Il traguardo. Ok. Benissimo. Prendiamo queste monete. Andiamo contromano. Facciamo prima. Ispezioniamo i cespugli, niente. Un coniglietto, lo prendiamo. Ed ecco la seconda stella. Campanella, piena di campanelle. Monetine da questa parte. Ah, sì, se ruoto velocemente la levetta inizia a girare. Però questa cosa vorrei un attimo. Ah, ok, tenendo premuto questo si fa il tuffo, tenendo premuto l'attacco.
Andiamo di qua. Ok, un mini coniglietto. C'è anche il coniglio gigante. Prendiamo altro tempo. Mega fungo e Super Giga Mario, ragazzi. Spacchiamo tutto con Super Giga Mario. Guardate che figo. Andiamo di qua, acciacco tutti i nemici. Dai, ultimo, perfetto. Ma se li distruggo, oh, però rivoglio il gatto. Campanellina qui. Ok. Perfetto. Allora, prese tutte ste monete che comunque ci ridanno vite. C'è qualcos'altro qui. Una vita. One up. Non so se ho dimenticato qualcosa qui, ma penso di no. Penso di no. C'è tutto qui. Ah no, c'è questo bonus. Il timbrino, il timbrino. Andiamo qua. Prendiamo il timbrino e ce ne andiamo. Col super turbo. Ok. Allora, andiamo a tutta. Allora, qui sotto, qui, switchando le incollature, si vede che c'è qualcosa. Ok. Ok, preso. Risaliamo. Abbiamo tutte le stelle. Casualmente, ovviamente io non sto giocando per completare al 100 e cose di questo tipo, perché magari qualcosa mi sfuggirà, voglio soltanto portare a termine il gioco in maniera discreta. Prendiamo qui, che cosa c'è? Un altro albero, ispezioniamoli questi alberi, mettiamo che ci dà qualcosa, tipo un inutile per il momento fungo, credo che siamo già gatti. Eh no, mi dispiace lasciare dietro una monetina. No, voglio prendere 10k. Qui. Ok. Perfetto. Questo ci siamo. Ovviamente se sentite miagolare a caso è il mio gatto che ogni tanto gli prendono questi scleri e inizia a miagolare a go-go. Ok, primo sticker. 63.130 punti. Figo anche che c'è questa mezza specie di anteprima del livello. Not bad. Allora, secondo. Ci ridà un'altra volta la monetina bonus. Ce la prendiamo. E andiamo nel secondo mondo. Cioè, sempre il primo mondo, diciamo, il secondo livello. Allora. No. Ah, non so come ho fatto ad annullare anche... Ad annullare anche... Cioè, ho distrutto sia il Koopa che il guscio. Strano, che di solito il guscio continua a vagare. Allora, saliamo qua. Vediamo. Così. Se gli rubo... Ah, invece no, se ce l'ho ucciso subito se ne va. Strano, perché mi sembrava non fosse così, ma vi ripeto, avevo fatto soltanto questi due livelli così un po' a caso. Allora, qui non c'è niente. Andiamo di... Oh, ma questo? Cos'è? Che succede? Oh, c'è un segreto. Allora, fammi togliere questo guscio un attimo. Oh. Qui forse mi conviene lanciarlo. E fare così. No, oh, sarebbe stato meglio se se ne fosse... Ah, però sono quelli giganti, quindi va bene così, a posto. Per un pelo. Ok. Qui che succede? Succede che... non lo so che succede, che andiamo qua sopra. Oh, attenzione. Monetine, forse non lo sapevo. Sono un sacco di segreti qui. Si deve ispezionare bene.
Soprattutto mi pare ruotare un po' la visuale per vedere se non c'è qualcosa che non appare con tutte le schermate. Qui va solamente di qua, da quest'altra parte. Ok. Andiamo qua. Ok, le mie conoscenze si fermano qui. Alcune neanche ci avevo fatto caso, non le avevo ispezionate. Tipo questo buco che abbiamo visto poco fa, non l'avevo neanche mai visto. Ok, andiamo di qua. E qui c'è una stella. Ritorniamo su. Ok, allora scendiamo giù. Uccidiamo quest'altro Koopa. Poi qui ovviamente in mezzo alle torce non può non esserci niente. Ok, nient'altro. Non è riuscito a non farmi mai beccare, quindi va bene così. Ah, è sceso. Ok. Entriamo nel cubo. Perfetto. Oh, brividi, quei gusci che se ne andavano in giro così. Se nulla fosse. Oh, ma qui sopra perché è aperto? Ma questa cosa un po' mi incuriosisce, perché qui sopra è aperto. Non so se... Mini Koopa, Mini Goomba, Mini Goomba. Ok, fregati. Hanno tolto il... Boh, pare di no, anche se mi sembra strano che questo sia... infatti. Vediamo un po' se c'è qualcosa... Ah, evidentemente c'è un modo per salire da qui sopra e uno se lo può fare speedrun. Va bene, vediamo che c'è qui. Ah, ho paura che entrando in quello mi porti in qualche posto segreto. Sono curioso, ci rientrerei quasi quasi. Ah, c'è rimasto il fiume. Dai, non ci posso credere. Cioè, che ingiustizia. Però, col tasto su, quello che mi ero messo da parte, posso riprendere. Va benone. Prendiamo anche questi. Allora ce n'è un altro. Gradini. No, no, no. E qua? Oh, il timbrino. Il timbrino è sempre utile. Allora, aspettate, questo. Proviamo a saltarci sopra. No, no, no. Ma mi sta prendendo di mano? Assolutamente no, dobbiamo tornare là sopra. Perché voglio saltare sopra a tutti questi Goomba. Dai, venite qua. Da più o meno qui. Dai, vabbè. Non si avvicina, maledetto. Ok, presi questi. La monetina si può stare lì. Si potrebbe anche vedere correndo. Abbiamo preso intanto tutte le stelle. Potremmo anche vedere che cosa c'era in quel tubo lì. Quasi quasi. 10k, il livello abbiamo finito. Quasi quasi. Ci provo a mettere un attimo... Arrivare lì veloce veloce per vedere cosa c'è in quel tubo lì. Sono curioso. Magari qualche segreto, qualcosa... Lo scopriremo. Anche se molte volte in Super Mario ci sono dei tagli per gli speedrun. Quindi nei primissimi livelli. Pure a quello bidimensionale. Al terzo livello c'è un taglio. Quindi potrebbe anche essere un taglio per andare più avanti dei livelli normali. In quel caso noi comunque ci giocheremo livelli normali, perché me lo voglio vedere, insomma. Ma stiamo scherzando? Ok.
entriamo in questo tubo. Ma se è quella di monete è un tubo d'oro. Entriamo in questo tubo d'oro perché, cioè, è d'oro. Ok, che succede? Oddio. Quindi lo faccio così. E fa il super salto se si riatterra di culo e si salta. Ok, perfetto. Non era un taglio, bensì un bonus. Ho fatto bene a tornarci e togliermi questa curiosità. Voliamo verso la fine. Riprendiamo anche le monetine, le vite non ci fanno mai schifo. Ok, terzo. Andiamo di qua. Veloce, veloce, alla fine del livello. Oh, sbagliato. Qui non ci dà il one up se prendiamo questa cosa, è un po' bruttina perché, cioè, per Mario one up. Che è successo? Sono entrato. What? What? Cosa? Come ho fatto? Con. No! Con RZ. Si entra nel... Cioè, è pazzesca questa cosa. Vabbè, va. Diamo 400 e andiamo. Noi siamo fino a domani. Yuhu! Mario time! Ok, 22.150 points. Ce la faremo a fare anche l'ultimo livello? Ce la faremo? Il terzo? Direi di fare questi due per questo video. Questo duello con i Black Koopa. Duello con i Black Koopa, non posso sparare, quindi... Ok. Pastellina è qui, a posto. Livello completato. Easy. C'è anche il bonus. Il bonus. Quindi andiamoci a prendere il livello bonus. Ah, ok, sconfitto. Non so se ogni volta mi rimetto questa monetina. Magari una qualche volta ci potrebbe uscire qualcosa di più figo, ma quando mai. Andiamo qua, nella casa di Todd, casa fungo. Questa è la casa di Todd. Scegli il pacco che preferisci, vediamo cosa salterà fuori. Allora, c'è un pacco gigante e un pacco minuscolo. Qui potrebbe essere, tranquillamente, che tutti avrebbe da prendere. Prendiamo quello gigante, ci sarà qualcosa di fighissimo, invece di quello piccolino. E invece magari è proprio il contrario, quindi prendiamo quello piccolino e boom! Ci becchiamo la campanella, il fungo, però io non voglio tenermi il gatto, non voglio quello che spara. Non so che succede se lo prendo, se me lo potrebbe mettere. Faccio così allora, ok, e prendo poi il fungo, così non mi dà niente. Saltiamo in testa a Todd un po' e ce ne andiamo. Todd, beccati questo. Ce ne andiamo, abbiamo guadagnato una campanella bonus in caso di difficoltà e le fiamme. E penso che abbiamo finito questi primi due livelli più bonus e dobbiamo passare il ponte. Per questo video è tutto, se vi è piaciuto lasciate un bel mi piace, se non vi è piaciuto un non mi piace. Anche un commento, fatemi sapere che ne pensate. Io vi saluto e ci vediamo come sempre nel prossimo video. We'll be right back.